Io voglio farvi così riflettere su una copertina che ha scritto per voi, per noi e per chi è a casa, il mio amico Massimo Bolla. È una copertina che si avvicina a quella che è la situazione attuale e che meriterebbe qualche considerazione. Guardiamo. Troppo stabili, troppo infelici. Nel mondo in cui tutti vorrebbero la stabilità, tutti si annoiano perché non succede mai niente. Il mondo di troppa sicurezza rende le persone infelici e, incredibilmente, insicure. Forse il non aver mai bisogno di rizzare le antenne, forse la troppa agiatezza, e l'uomo diventa debole, senza stimoli, insicuro e timoroso di un domani. Così gli insicuri camminano ad occhi bassi e non scorgono i sicuri a testa alta. Ed ecco che arrivano i rimpianti, i lampi ed i tuoni del temporale della vita in cui ti sei fatto un'idea di essere quello che non sei, una vita piena di certezze che un giorno ti hanno tradito. E quante sono le anime che oggi ancora siedono su quella certezza che altro non è che una barca che naviga nel mare incerto della vita. Eppure un mare fermo e piatto non sarebbe altro che una pozza insalubre, uno specchio sicuro, ma invivibile. Meglio accettare quel po' di insicurezza che ci stimola ad inventare ogni giorno quello che siamo veramente, per accettare ogni sfida con ciò che vorrebbe portarci su strade a noi ignote e che fino ad oggi non abbiamo mai voluto percorrere. Perché? Perché ci facevano paura. E allora siamo qui, anche oggi, ad abbandonare le nostre sicurezze che vengono spazzate via da un vento che temiamo possa portare grandine e bufere. Ed anche chi nel cuore ha un guerriero abbassa gli occhi mentre pensa che forse non sarebbe stato necessario combattere se... Se tutto fosse stato stabile, se qualcuno avesse pensato alla nostra sicurezza, ma nell'ultima pagina del mio libro vorrei trovare il finale di una storia che non ha tralasciato alcun particolare, alcun dettaglio, alcun sogno, senza nessun rimpianto.